Sono le prime ore del 13 dicembre 1995, qualche giorno prima del suo 39esimo compleanno, quando all'altezza di Nocera Inferiore il comandante Natale di Grazia muore in circostanze che già allora appaiono sospette. De Grazia era un ufficiale della Guardia Costiera in servizio presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Al momento della sua morte faceva parte di un pool investigativo coordinato dal sostituto procuratore Francesco Neri e costituito per effettuare le indagini sulle navi a perdere, sospettate di essere state affondate deliberatamente con il loro carico di rifiuti radioattivi. A 25 anni dalla morte di De Grazia, una iniziativa editoriale ne ripercorre la vita e la carriera professionale. Infatti, nel libro Navi Mute, con l'introduzione del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, e la prefazione del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, gli autori Giampiero Cazzato e Marco De Milla, partendo dal prezioso lavoro della commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, raccontano non solo le indagini di De Grazia e i misteri attorno alla sua morte, ma anche l'uomo attraverso i ricordi della moglie Anna e la voce delle persone, amici e colleghi che lo hanno conosciuto da vicino. Ne esce un ritratto di un uomo per bene, un ufficiale con un profondo senso della giustizia e dello Stato, un eroe, insomma, nel senso più vero e profondo della parola. La sua è una straordinaria testimonianza di coraggio, di umiltà e volontà, scrive l'ammiraglio Pettorino nella sua prefazione. Una testimonianza che silenziosamente continua a ispirare il nostro pensare e soprattutto il nostro agire, sempre più rivolto a proteggere gli interessi del mare e dell'ambiente, interessi di cui l'Italia non va dimenticato, ne fa la sua ragione di vita, economica e sociale. De Grazia era uno dei pochi capaci di muoversi lungo il Mediterraneo per seguire le piste di quelle imbarcazioni. Già nel 2004, l'allora capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi insegnò De Grazia della medaglia d'oro al merito di Marina perché la sua opera è stata contraddistinta da un altissimo senso di dovere che lo ha portato, a prezzo di un costante sacrificio personale e nonostante pressioni ed atteggiamenti ostili, a svolgere complesse investigazioni nel settore dei traffici clandestini e illeciti operati da navi mercantili. Navi Mute è la prima pubblicazione all'interno di una collana intitolata Storie di mare, curata dal Comando Generale della Guardia Costiera in collaborazione con le edizioni Around, rivolta a sostenere l'impegno di istituzioni e cittadini in difesa del mare e dell'ambiente, patrimonio comune da preservare per le generazioni future. Così il ministro Costa nell'introduzione al libro. Il lascito di De Grazia deve essere vivo nelle nostre azioni quotidiane, solo così potremo onorarne la memoria concretamente. Molti credono sia un eroe, ma stava semplicemente facendo quello che doveva fare. È quello che sentiva di fare. Ha fatto bene fondamentalmente ad andare avanti, fino in fondo, fino al sacrificio.